L'iniziativa è promossa dall'associazione MeToo, quindi sarà quell'associazione che si occuperà di gestire un po' tutta la campagna. Noi l'appoggeremo perché divulgheremo il link al quale i fotografi amatoriali o professionali possono accedere e appunto far partecipare le loro foto. Alla fine decideremo una commissione, tutti i soggetti che parteciperanno a questa iniziativa, e la commissione sceglierà le foto, quelle più rappresentative delle varie forme d'amore, e poi probabilmente, se riusciremo anche con i tempi, vorremmo fare un calendario. L'esposizione è a cura sempre dell'associazione MeToo, che sta decidendo ancora il giorno e la location, e noi ci saremo, appoggeremo questa iniziativa. Un concorso fotografico gratuito e aperto a tutti, denominato 12 sfumature d'amore contro la violenza alle donne. Ed è comunque legato ad una campagna contro il femminicidio, perché tutti i soggetti che sosterranno questa iniziativa sono soggetti che solitamente si occupano di sensibilizzare alla non violenza e di combattere la violenza di genere. Gli scatti fotografici dovranno essere presentati entro il 20 ottobre in formato digitale.